Sì, ok, avete ragione. Avete letto il titolo e avete pensato: questa non è una cosa solita di Luca, o comunque non è una cosa dei video soliti di Luca. E avete ragione, perché effettivamente io vi rompo sempre le scatole che il batterista deve suonare sulla musica, che il batterista non deve fare troppo, che il batterista non deve suonare solo per fare il figo. Però che cavolo, ogni tanto ci sta anche che ci facciamo vedere anche noi, ci sta anche che facciamo vedere che comunque siamo capaci a suonare. O comunque, attenzione, non vuol dire questo che per far vedere che siamo capaci a suonare dobbiamo far vedere che facciamo le cose veloci, facciamo le cose complicate, facciamo le cose da fighi. Ma comunque, buttiamo un po' le mani, facciamo vedere che abbiamo anche idee diverse, un po' strane. Quindi nel video di oggi io vorrei... Allora, stai zitta col dire. Vi voglio dare 5 spunti di fill per fare il figo. Quei fill che la gente, anche quella che magari non ne capisce di batteria, non ne capisce neanche troppo di musica, dice: ah, ve lo ripeto però, questi poi va anche in base a che tipi di batteristi siete, però secondo me non devono essere i fill che diventano il fill all'ordine del giorno, nel senso tutti i pezzi adesso andiamo a mettergli questi fill così tutte le volte la gente ci guarda e dice no, non deve essere così, perché tanti di questi molto spesso non sono fill che servono alla musica, servono più al batterista per farsi vedere, quindi ogni tanto li possiamo anche suonare su una canzone se ci stanno su quella canzone ovviamente, oppure possono essere delle idee anche per un solo di batteria. E ci buttiamo in mezzo un fill del genere per catturare l'attenzione di chi ci sta guardando. Detto questo, comunque, prima di partire, io vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina se ancora non siete iscritti e se... Adesso, dopo che vi ho detto di iscrivervi al canale e mi raccomando, andate anche sui miei social Instagram e Facebook, possiamo partire con il primo fill. Quindi partiamo da un fill tra virgolette normale, ma molto molto richiesto da voi. Mi chiedete sempre di parlarvi di questa cosa. Quindi oggi ho deciso di spiegarvi questo passaggio di John Bonham alla fine. Cioè, questo passaggio è famoso principalmente per John Bonham. Non lo faceva solo lui, però diciamo che lui ci ha costruito molto su questo tipo di fill. Per chi comunque non conoscesse il fill, vi spiego come funziona. L'idea è quella di fare terzine o comunque 3 colpi: destra, sinistra, cassa. Ovviamente fatti in modo ripetuto, quindi. Semplicemente questa cosa qua, poi ognuno può decidere di farli tutti partendo di destra, quindi destra, sinistra, cassa, destra, sinistra, cassa, oppure una volta partendo di destra, una volta partendo di sinistra, destra, sinistra, cassa, sinistra, destra, cassa. Ovviamente questo dipende da quello che vogliamo fare come passaggio. Se io ad esempio sono sul timpano rullante e faccio tutto destra, sinistra, destra, sinistra, viene questa melodia, diciamo. Se io faccio sempre sul timpano rullante, una volta partendo di destra, una volta partendo di sinistra, viene ovviamente una melodia completamente diversa. Quello che ho fatto io oggi è stato partire solamente di destra, quindi sempre destra, sinistra, eccetera, con le casse in mezzo. Mano sinistra sempre solo sul tomuno, la mano destra invece ogni tanto sul rullante, ogni tanto sul timpano. Quindi in pratica io rimanevo quasi fermo, ma era solo la destra a spostarsi. Questo è molto figo perché fa un bel effetto. Ovviamente una delle cose più importanti è la precisione, oltre la potenza, che comunque bisogna spingere abbastanza in questo passaggio. La precisione è fondamentale, nel senso la cassa deve essere perfettamente lì, perché se fate ad esempio questo... Ok, stiamo facendo casino, però non è bello preciso, quindi non funziona così bene come quando... Quindi comunque, a parte questo, direi che possiamo passare al fill dopo. Questo
Quello che avete appena sentito è un film di Mike Terrana. Magari non tutti conosceranno Mike Terrana, ma se non lo conoscete andatevi a vedere qualcosa di suo, perché è un batterista un po' pazzo, però alcune volte ha delle idee molto particolari e molto fighe, come ad esempio questa. In pratica il film che avete appena visto come funziona? Sono delle terzine o delle sestine, poi dipende se lo facciamo normale o al doppio della velocità, dove in pratica inizialmente, se non avete mai fatto questo film, fatelo in questo modo. Nel senso, suonate il primo colpo della terzina sul crash, si parte con la destra, quindi sul crash di destra, e poi due colpi sul rullante sinistra e destra, in questo modo. Successivamente, dato che la terzina è solo fatta di tre colpi, quindi un numero dispari di colpi, dovremo suonare con la sinistra e quindi andremo a suonare il nostro crash che abbiamo a sinistra, e poi di nuovo rullante rullante, stavolta a destra sinistra. Quindi in tutto viene questo. Però questo ancora non suona come il fill di prima, perché questo suona più come un fill che fa spesso Thomas Lang, nel senso... Mentre quello che vi sto spiegando oggi ha anche il timpano, perché praticamente quando noi andiamo a fare la prima terzina, cioè quella dove suoniamo il crash con la mano destra e poi il rullante sinistra-destra, lo facciamo come l'abbiamo appena fatto. Ma invece quando andiamo a suonare con il nostro crash di sinistra, andiamo non più a suonare gli altri due colpi di rullante, ma li suoniamo di timpano. In tutto verrà questo. Il film che avete appena sentito invece è di un batterista italiano, lui si chiama Riccardo Merlini, sicuramente lo conoscerete già perché avrete già visto alcuni suoi video, ha una velocità e una tecnica pazzesca, quindi ve lo ricorderete di sicuro. E in pratica un po' di tempo fa mi ricordo di aver visto questo suo video, non mi ricordo più quale video fosse, ma comunque faceva questo film molto strano in cui andava a incrociare... le mani e non si capiva bene cosa facesse, quindi mi sono messo lì, ovviamente ho rallentato eccetera eccetera, e ho scoperto che in realtà questo fill non è così impossibile, nel senso è difficile perché è molto veloce e più che altro bisogna incrociare le mani, ma idealmente non è impossibile da fare, quindi ho deciso di farvelo vedere oggi perché è un fill molto figo ed è fattibile secondo me. In pratica, per capire il fill, per prima cosa bisogna capire la ritmica, e la ritmica sono semplicemente tre colpi che si ripetono, cioè un rullo a tre colpi, un raff a tre colpi. Questo è quello che va fatto: destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. È importante che si faccia una volta partendo di destra, una volta partendo di sinistra. Fatto questo, andiamo a rifare la stessa cosa che abbiamo appena fatto sul rullante, ma una volta tre colpi li facciamo con la mano destra sul timpano e la mano sinistra sul ride. I tre colpi successivi, cioè quelli partendo di sinistra, andremo a farli incrociati, quindi mano sinistra questa volta sul timpano, mano destra sul Charleston. Quindi i primi tre colpi saranno così. Gli altri saranno così. Come potete vedere, alla fine il suono non cambia. Perché? Perché noi invertiamo le mani, ma invertiamo anche la diteggiatura. Quindi alla fine sentiremo fare sempre la stessa cosa. Questo in realtà è una figata, perché se noi lo facciamo tipo con una band non rischiamo di mandare fuori nessuno, nel senso non è uno di quei film stranissimi, assurdi, che non si capisce niente di cosa si faccia, dove si esce, si rientra dal tempo eccetera. Ok, sentiamo una velocità pazzesca, però comunque alla fine principalmente sentiamo questo. Quindi è figo perché possiamo farlo senza preoccuparci troppo della nostra band.
Nel film numero 4 vediamo un passaggio di Terry Bozzio che mi è sempre piaciuto tantissimo. Ed è un passaggio molto particolare perché anche in questo passaggio, come quello di prima di Riccardo Merlini, andiamo a incrociare le mani. Stavolta è un po' più complicato perché in pratica dobbiamo impararcelo a memoria. Cioè è sempre singoli tutto che muove eccetera eccetera, ma è un pochettino più complicato. In pratica partiamo con due colpi sul rullante e due colpi sul timpano. Poi crossover di mano destra per andare a suonare sul rullante. E poi in pratica rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto fino adesso, ma al contrario. Quindi se prima avevamo fatto due colpi di rullante, due colpi di timpano e poi crossover per tornare sul rullante, adesso partendo con la mano sinistra facciamo timpano, timpano, rullante, rullante. E poi con la nostra mano sinistra andiamo a suonare il timpano facendo di nuovo crossover, quindi andando di nuovo a intrecciare le mani. L'idea è questa qua, quindi dopo aver fatto questo timpano ripartiamo dall'inizio, quindi di nuovo due rullante, due timpano, crossover, due timpano partendo di sinistra, due di rullante partendo di sinistra, crossover di sinistra, sempre così. L'ultimo di questa serie di film che vi voglio far vedere, probabilmente lo conoscerete già, però non potevo non spiegarvelo. E cioè il film Mano Piede, Mano Piede, Mano Piede sul timpano. Ve ne ho già parlato in alcuni video, vi ho già spiegato come si fa, eccetera, però questo è il film dove si fa quando si vuole fare il film. Praticamente, per chi ancora non lo sapesse, come funziona? In pratica noi andiamo a suonare il timpano, poi la cassa, timpano, cassa, timpano, cassa. Quindi andiamo a fare praticamente un rullo singolo, ma fatto con mano destra e piede destro. Quindi la cosa importante è cercare di farlo il più preciso possibile, al massimo fatelo un po' più lento, ma cercate di farlo preciso, perché se per caso vi vengono dei flam non è così bello da sentire. È bello nel momento in cui la cassa è perfettamente tra un timpano e l'altro. Quindi fatelo con calma, ovviamente la cosa importante è che voi abbiate abbastanza tecnica col piede, perché se voi non riuscite a fare tanti colpi col piede veloci, lì diventa un pochettino più tosta. Al massimo, se avete dei problemi di questo tipo, per ora fate il film di John Bonham che vi ho detto all'inizio, così almeno avrete due colpi di mano e uno solo di piede. Quindi con questo io direi che posso finirla qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente ragazzi, vi ricordo che questi film che vi ho fatto vedere oggi non sono comunque i film che si devono fare sempre. Buttateceli ogni tanto, quando capita l'occasione, quando c'è l'occasione giusta soprattutto, poi provate a buttarci un film del genere e vedrete che se solo una volta ogni tanto saranno apprezzati. Detto questo, io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina, di andare sui miei social Instagram e Facebook e di seguirmi su Telegram. Vi ricordo che c'è il PDF, raga, non ve l'ho detto per tutto il video, vabbè, ve lo scriverò poi all'interno del video ogni tanto. Noi quindi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, e lasciatemi un like se vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, ciao. We'll be right back.